dovrebbe fare. Facciamo questo intervista. Si parlare a signora Grazia di Francesca. In vista dell'assemblea pubblica sulla Pomisa, che si terrà martedì 26 novembre dalle ore 18 alle 21 presso il campus Pomisa in aula De Carli di via Durando 10, chiediamo che venga messa agli atti la nostra richiesta di concedere ai comitati e alle associazioni che operano sul territorio e che hanno elaborato nel tempo analisi e proposte che riguardano il futuro del nostro quartiere, le stesse possibilità e modalità di partecipazione che hanno gli attori istituzionali. Chiediamo inoltre che venga al più presto reso pubblico l'ordine del giorno dell'Assemblea, in modo da dare la possibilità di intervenire sui temi trattati con la dovuta pertinenza ed efficacia. Vorremmo in questa prospettiva poter fare un primo passo per realizzare la tanto auspicata democrazia partecipata dei cittadini alle scelte strategiche che riguardano il nostro quartiere e l'intera città di Milano. Pensiamo che le città debbano accogliere, promuovere e sostenere i saperi, le energie, le competenze che provengono dalle persone che vi abitano e vi lavorano. Operare insieme alle comunità locali aumenta la vivibilità dei quartieri, delle città, le loro qualità fondamentali, il loro potere attrattivo. Ci auguriamo quindi che possa continuare a migliorare la qualità del rapporto fra istituzioni e cittadini che ha caratterizzato l'impegno della Giunta Pisapia, giunta che tutti noi abbiamo sostenuto e appoggiato attivamente nel corso di questi anni. Francesca Grazzini per il Comitato La Goccia. Grazie, mettiamo agli atti l'intervento, prendiamo nota di quanto richiesto in modo tale da poi poter mantenere il contatto per l'iniziativa. Ho un altro cittadino, è sentito a parlare il signor Tranquillino. Grazie signor Presidente, mi scuso con lei e con tutti i colleghi per il copricapo, ma non sono molto bene arnese stasera, pregherei tutti di voler essere indulgenti sotto questo profilo. Signor Presidente, io sono qui per un motivo molto preciso. Voi stasera andate in discussione di una delibera sul decentramento. Sono qui per dire, siccome siamo nella zona a fianco, loro ho detto, arrivando da Torino, facendo la strada, ero per strada e ho detto, stamattina mi porto direttamente il quaderno in aula, perché fra poco sarò nell'altra. Le confesso che in un periodo come questo, vede Presidente, lei era già presidente di questo consiglio, quando l'unica zona, diciamo così, siete riusciti a espugnarla, la zona 9, e chi è più anziano qui delle aule si è passato le giunte Albertini, la giunta Moratti, e alcuno di noi si ricorda le battaglie strenue che abbiamo fatto per il decentramento. Vedete colleghi, noi in aula abbiamo sostenuto che lo vogliamo il decentramento ed era anche nel nostro programma e nel nostro programma non c'erano elementi invece di cesarismo, di personalizzazione della politica, eh sì, perché se poi tu vai a proporre eletto direttamente dai cittadini il presidente avrai persino le primarie qui in zona, magari con un Renzi di zona 9 e un Alfanino, il sedicesimo di zona 9. Cosa bisogna dire sulla diminuzione del numero di consiglieri? Carissimi colleghi, a Zurigo il Consiglio Comunale approva il credito per il nuovo stadio. Zurigo, signor Presidente, noto che c'è un certo fermento, non mi sembra dovuto all'intervento, per cui la pregherei, perché non riesco a concentrarmi.
sottovaluti, è molto delicato. E dunque a Zurigo 394.000 abitanti, cosa succede? Le città svizzere, le vedete, non hanno delle vie zaccherate, dei bambini fuori posto oppure delle metrotranvie che non funzionano. Ebbene a Zurigo, cari colleghi, che farete il dibattito e che magari vi può interessare, ci sono 101 che votano a favore, 15 che votano contrario, e sì, c'era qualcuno che era assente per motivi personali. Abbiamo un municipio con più di 120 consiglieri, non nel Canton Ticino, a Zurigo. E dunque, alzare il quoziente elettivo significa direttamente portare un attacco al diritto della popolazione che si vuole scegliere il suo, anche se avesse il 3-4%. Ma in questa deriva verso la personalizzazione della politica, dove appaiono le facce, molto più di prima, perché prima poi con le preferenze, con i consigli che contavano di più, le aule consigliari che contano sempre meno. Si prende un assessore per un orecchio e gli si dice: non mi servi, ne prendiamo un altro. Il presidente oggi eletto viene votato in aula dall'aula consigliare, che è ai sensi del 267, signor presidente, all'articolo 42, recita che quest'aula ha la massima potestà. Senza quest'aula non vi è sovranità popolare. E comprimere il diritto di rappresentanza non credo che sia rendere un buon servizio alla popolazione. Se a questo si aggiunge le premesse, cari colleghi, il ministro Delrio alza il grido di dolore, eh sì, perché fra un po' ci viene a dire verranno indetti comizi elettorali per le province, l'80% andrà a votare, tra cui quella di Milano. Scritta male? La delibera? Scritta in modo un po' abborracciato? E signor Presidente, la ringrazio per consentirmi, perché il tema è spesso scritto in modo un po' pressapochista, un po' che si poteva approfondire molto di più. Questa delibera qui ha dei lati anche francamente, come dire, immaginifici. È un'amenità chiedere per il 2014, l'unica cosa che si potrebbe fare è cambiare la cornice, lo statuto, laddove per esempio nel 94 decide di funzioni e attribuzioni e competenze. Ma signor Presidente, da lì a parlare del cambio della cornice ne corre, perché se è vero che siamo senza carta d'asilo, se è vero che siamo ancorati a Euro Plus, votato, anzi no, sottoscritto dal Presidente Berlusconi nel marzo del 2011 e continuato con il governo Letta, con il governo Monti, con il vincolo di pareggio in Costituzione, e tutto questo noi lo abbiamo detto nei nostri emendamenti, se è vero che esiste questo vincolo, mi dovete spiegare laddove manchiamo di personale, di carta da registro, di qualsiasi strumento, noi per davvero chiediamo entro il 2014 che cosa? L'istituzione delle municipalità. Bisogna mettersi sul lessico. Io per istituzione intendo la costruzione, perché se istituire significasse scrivere nella cornice dello statuto, vi do una notizia: il regolamento del 97 è stato emanato il 24 aprile di 16 anni e mezzo fa e mai attuato. Chiedo che quest'aula, chiedo con modestia, scusate la passione, perché andarsi a vedere la 243 è illuminante, è la legge di attuazione dei novellati della Costituzione, gli articoli novellati cambiati, che sono l'81, il 97, il 117, il 119, Presidente, tutti novellati, perché? In omaggio al vincolo di pareggio di bilancio dello Stato. Tutto questo che cosa ci dice? Che in una temperie politica così, con un malato di sclerosi laterale amiotrofica che muore, Raffaele Pennacchio, medico di Caserta, per un presidio, il secondo che faceva davanti al Ministero, noi per semplificare, si dice in delibera, andiamo a istituire, sapete che cosa c'è? 9 municipalità, straordinarie.
straordinario. Cari colleghi, mi sento di poter dare un suggerimento, ma ve lo dico con passione, spero che non vediate in me dell'irridenza oppure della spocchia. Io penso che per tutti noi sarebbe meglio rivendicare le attribuzioni che ci toccano da 16 anni e mezzo e che non sono mai state attuate. Grazie colleghi. Regolamento sottile. Grazie Tranquillino per le osservazioni e le note che saranno punto di dibattito durante questa serata. Non ci sono altri cittadini iscritti a parlare, vorrei dare la parola al capogruppo Trivio. Volevo dare una comunicazione anticipando quando scriverò poi in particolare ai consiglieri della Lega che hanno fatto l'interrogazione. Lo anticipo in aula perché mi è arrivata la risposta proprio questo pomeriggio e non sono riuscita a rispondere, ma ovviamente come sempre faccio risponderò per iscritto all'interrogazione posta relativa al CD di via Pollini. Mi scrivono dalla direzione settore servizi per anziani del Comune di Milano, nella persona del dottor Salvato, e mi comunica quanto segue. Gentile Presidente, in merito alla vicenda del CD Pollini, le confermiamo che il prossimo 31 dicembre 2013 scadrà il contratto con la Fondazione Don Gnocchi, che è l'attuale gestore del Centro Fiume Integrato. Le precisiamo che in realtà il contratto prevedeva la scadenza lo scorso 30 giugno, ma proprio al fine di tutelare le persone attualmente ospitate presso il centro, abbiamo condiviso con ASMI Milano, la Fondazione Don Gnocchi e il più albergo Tribuzio, gestore del CD di via Pizzaro, programmando il loro progressivo trasferimento presso altri centri. Vale la pena evidenziare che il centro diurno integrato Pindaro funziona in virtù dell'accreditamento contrattualizzazione con ASL Milano di 30 posti. In questo caso specifico l'accreditamento è stato rilasciato allo stesso ente gestore e non al Comune di Milano, che invece è proprietario della struttura. A fronte della legittima volontà, questo credo sia un passaggio importante, di Fondazione Don Gnocchi di trasferire l'accreditamento presso altre strutture di proprietà, non è stato possibile garantire la prosecuzione dell'attività del centro con altro ente gestore che sarebbe stato privo dell'accreditamento contrattualizzazione. Sul punto abbiamo provato anche a verificare ulteriori opzioni coinvolgendo Regione Lombardia, ma l'attuale impianto delle regole non lo consente. In ogni caso evidenziamo che gli ospiti troveranno sistemazioni altrettanto adeguate e in particolare presso il centro diurno integrato Girona, gestito dalla stessa Fondazione Don Gnocchi, e presso lo stesso centro diurno integrato Pindaro. Sul punto un'equipe di lavoro mista, Don Gnocchi, PAC e Comune di Milano, sta definendo i singoli trasferimenti e passaggi di consegne. In merito al successivo utilizzo della struttura di via Pollini 4, in carico alla nostra direzione centrale, precisiamo che stiamo valutando la possibilità di utilizzarla solo temporaneamente nel periodo invernale nell'ambito del piano per essenza dimora non oltre il 31 marzo 2014. Stiamo invece valutandone l'utilizzo nell'ambito della riorganizzazione dei servizi sociali e su questo punto per noi è cruciale il rapporto con il Consiglio di zona. Cordiali saluti, Giuseppe Salvato. Io sottolineavo il passaggio che riguardava proprio la Fondazione Don Gnocchi, che ha l'accreditamento, per sottolineare che, diciamo così, la questione è nata proprio dal voler trasferire l'accreditamento in un'altra struttura e non mantenerla presso la struttura della Biola di Milano, che è il centro diurno di via Pollini. Presidente, capogruppo Grillo. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Parto con due comunicazioni da parte del Presidente della Commissione del Territorio, Luca Sini, che purtroppo stasera non può essere presente. La prima riguarda la delibera di giunta di 28 novembre. Poi è stato approvato il vincolo, vuole tutelare l'area del Paolo Pico, sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista architettonico. Questa decisione, ricordo, è stata ricevuta dal parere espresso dal Consiglio di zona 9 il 10 ottobre.
Oltre a Forlupini sono state individuate altre tre aree che rappresentano un patrimonio storico, architettonico, ambientale e culturale per Milano. Queste aree sono Via Brutti in zona 2, il Villaggio dei Fiori in zona 6, il Punti 8 in zona 8. La seconda comunicazione, come già anticipato prima dai cittadini del Comitato della Goccia, è che martedì 26 novembre, dalle 18 alle 21, vi sarà l'assemblea pubblica su Bovisa. L'incontro si terrà presso il campus Bovisa in aula dei carti in via Durando 10. Infine concludo con una segnalazione che vado a leggere. Che ha come oggetto le aree di via Urbino, i giardini di via Morlotti e via Senigallia. In via Urbino l'illuminazione è tutta assente, si chiede perciò di risolvere i problemi in maniera accesa. Nei giardini di nuova realizzazione tra via Morlotti e via Senigallia, il servizio di manutenzione del verde non è praticato da mesi, come la potatura dei cespugli che vanno nei passaggi e la rimozione dei pali tutori delle piante ormai obsolete. Ciò quindi arreca disturbi ai passaggi pedonali. Inoltre l'impianto di irrigazione è in più punti malfunzionante. Dato che nel 2014 la gestione passiva al comune, sarebbe opportuno sollecitare la ditta che attualmente gestore l'area a risolvere tali problemi o ad evitare costi a carico dei contribuenti. Con questo concludo, grazie. Grazie. Consigliere Ferretini. Grazie Presidente, buonasera colleghi. Allora, ho ricevuto un po' più fa da una mamma di ragazzi che frequentano la scuola Cesari. Mi ha girato la lettera che hanno indirizzato alla preside, dottoressa Giovanna Gigini, la quale, la dico così in inglese più chiara, gentile dottoressa Giovanna Angelini, facendo riferimento alle segnalazioni ricevute in particolare dagli insegnanti, le scriviamo per sottoporre la sua attenzione al problema dell'esazione dei fumi di scarico della Casaria Cattolica, che si trova posizionata proprio lungo la parete esterna della classe seconda C, presso Solani. Oltre all'autore delle regole presso Cesare, io sto dicendo pari pari la mente di un'altra. Cesare, con la C. Oltre all'autore sgradevole e persistente, andiamo a fare una selezione. E nelle aree vicine alla Caldaia siamo decisamente allarmati e preoccupati per l'inquinamento prodotto dalla Caldaia Gasolio e dai fumi nocivi che i nostri bambini e il personale della scuola sono a respirare. Chiediamo quindi un suo intervento per richiedere l'analisi di fumi onde evitare valutare l'effettiva gravità della situazione. Attendiamo il suo cortese che scrivono con i saluti, chiedono che questa loro segnalazione venga fatta pervenire all'ASL di Milano e all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Lombardia, ARPA, competente in materia di controllo ambientale. Niente, io la porto come segnalazione, comunque è abbastanza inquietante, nel senso che io spero che la preside abbia fatto già le sue dovute richieste, quindi le sue dovute segnalazioni in merito a questo problema. Quindi mi limito perché la persona e le mamme mi hanno chiesto di leggere nel consiglio, noi per ora ci limitiamo a fare una segnalazione, poi in futuro se la cosa non ha una risposta, credo che invece l'abbia, perché la scuola Cesare è un complesso che comunque quando alza la voce spesso e volentieri giustamente il comune interviene, spero che lo faccia anche per tutte le altre scuole. Comunque questo è il primo problema. Il secondo permane, anche se abbiamo presentato interrogazioni, richieste e altre varie, rimane il problema dei riscontri. Ebbene sì, questa settimana, dopo che il consigliere Bastoni ha presentato le interrogazioni in comune per richiedere al comune il motivo per cui non fornisce riscontro, ahimè, il comune non fornisce alcun riscontro. Delle interrogazioni presentate al gruppo della Lega Nord, molte di queste sono ancora in evase e il comune è ancora latitante. Tutto per segnalarle che non ho ricevuto alcuna riscontro. Altre due segnalazioni sono: uno, chiedo il ripristino dei paletti risuasori su marciapiede di Versuzzani al numero 539,
sua segnalazione c'è legata la foto che dice chiaramente come i paletti dissuasori sono stati diretti e la degradante situazione del marciapiede che è stato anch'esso tutto diretto, quindi speriamo in intervento urgente. L'altro invece è un solito palo della segnaletica davanti all'ingresso della scuola Bussero. Noi segnaliamo anche qua la mancanza di, forse non so, vigile di quartiere non c'è più, o c'è, ma probabilmente Ambrogio non funziona. Ambrogio è quel dispositivo che hai fatto, che dovrebbe rilevare queste aromatiche. Comprendo che non sono cose che da un giorno all'altro si possono mettere a posto, però almeno fino a luglio il muro di Viale Suzzani, all'angolo con Via Tolmasman, dal mese di luglio, è in uno stato di pietoso degrado, cioè è proprio buttato là. E io ho continuato a scrivere, certo, e visto che è un'amministrazione che ci tiene alle grandi cose, io chiedo un minimo di attenzione, chiediamo un minimo di attenzione anche per le piccole cose, perché sono quelle cose che i cittadini vedono, che vivono e che vorrebbero che siano messe a posto, magari prima di collegare. Grazie. Consigliere De Lorenzo. Sì, volevo presentare una mozione. Oggetto, messo in sicurezza incrocio via della Senna, via del Danubio. Premesso che l'incrocio è un oggetto interessato da un'alta densità abitativa. Nelle immediate vicinanze ci sono varie scuole. La sinistra stradale è insufficiente e poco visibile. Nell'ultimo ennesimo incidente si è sfiorata la frase. Valutato che la sicurezza stradale va perseguita con ogni strumento, soprattutto quando il pericolo aumenta in presenza di anziani e bambini, si chiede al Presidente del Consiglio di Zamora, al Presidente della Commissione Territorio, nonché all'assessore Malan, di dare corso alla messa in sicurezza del traversamento pedonale della via Senna e del Danubio, visto la pericolosità dell'incrocio, e operare affinché venga messa in opera la nuova sicurezza stradale luminosa, con qualsiasi altro tipo di intervento più idoneo, al fine di rendere meno pericoloso il tetto incrocio. Grazie. Come lo fanno domanda a quando è lì, devi intervenire per la domanda. Grazie. Io volevo fare una segnalazione e voglio leggere. E riguarda il decoro della Via Comasina nel presso del civico 87 di Via Comasina, appunto, richiesta di annullamento della concessione di occupazione di suolo pubblico per operatore ambulante che commercia in campi di abbigliamento con presenza di bancarello, ombrellone e stallo di sosso. Premessa: da settimane presenta un ambulante probabilmente abusivo con una bancarella dedita alla vendita di campi di abbigliamento su un'area cosiddetta salvagente del marciapiede della Via Comasina, nei pressi del civico 87. I cittadini della zona chiedono con forza la verifica della regolarità della concessione dell'ambulante e, laddove fosse regolare, l'immediata chiusura della suddetta attività e l'annullamento della concessione per i seguenti motivi. 1. Viene trasformata, non in via provvisoria, parte del marciapiede in area di vendita per commercio ambulante e quindi viene sottratto solo pubblico al parcheggio e alla sicurezza dei pedoni, venendo occupato salvagente del marciapiede. 2. Viene deturpato ulteriormente il territorio del quartiere, consentendo l'occupazione di uno spazio pubblico per bancarella del tipo per mercato, che pregiudica il decoro dello spazio urbano pubblico, già peraltro compromesso da diverse criticità presenti nell'area di Nocera. Si aggiunge il degrado a una zona dal tessuto sociale e funzionale di servizi già fragile, che soffre la carenza di idonee strutture viabilistiche, carenza strutturale di posti auto, caos stradale generato dalla presenza di molte linee di autobus in corrispondenza con la MM3 Comasina, con persone che espletano i loro bisogni nelle immediate vicinanze del capolinea, sotto gli occhi attoniti di passanti e residenti. Situazione viabilistica caotica creata dalla sosta selvaggia e dalla pratica dello stop and go diffuso, che è sempre quella pratica per cui si accompagna una persona alla fermata del metro
e si sosta per alcuni minuti e poi si riparte, e lo stesso per aspettare le persone che arrivano, che hanno utilizzato il pietrone, che genera parcheggi doppia e tripla fila che impediscono il corretto fluire del traffico veicolare pubblico e privato, compreso quello degli autobus ATM, che si vedono costretti ad operare manovre pericolose tra le auto in sosta e il passaggio dei pedoni in banchina. 4. E l'ultimo, se crea inoltre un pericoloso precedente, poiché con questa concessione, se dimostrato, è dimostrato che esiste questa concessione, si conferisce una sorta di liberatoria che consentirebbe a chiunque le faccia richiesta di installare una bancarella con tendone per vendere qualsiasi tipo di merce in qualsiasi angolo della città, trasformando il territorio urbano in una sorta di suburbano discontinuo, non strutturato e senza controllo e sicurezza, senza la presenza di una progettazione organica dello spazio destinato a comunità comunale. Infatti, secondo questa logica, non avrebbe più senso di esistere mercati comunali, potendo ognuno esporre la propria merce senza regole ove si consideri lucrativo. Si chiede di verificare che la postazione in oggetto sia regolare. In caso negativo, cioè che non sia regolare, si chiede l'immediato allontanamento dell'occupante abusivo. Laddove invece fosse riscontrata dagli organi preposti al controllo, la regolarità della concessione, si chiede comunque l'immediata revoca del permesso di occupazione, in considerazione della funzione residenziale dell'area e della natura dello spazio occupato, in parte a parcheggio residenti, cioè quello occupato dal furgone d'appoggio alla bancarella, in parte ad area salvagente, quello che invade l'area del marciapiede con la bancarella e l'ombrellone. Si ricorda infatti che le aree suddette, come quelle del resto della città, sono normate dal codice della strada, sono in contrasto con l'eventuale funzione conferita da una concessione non temporanea dello spazio per commercio ambulante. Grazie. Bravo. Consigliere Angioselli. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io volevo fare una richiesta relativamente all'assemblea pubblica di Bovisa del 26 novembre, in quanto crediamo che ci siano due mancanze: una nella mancanza di pubblicità, pubblicizzazione dell'assemblea stessa, ci mancano solo 12 giorni e gli unici che hanno saputo che c'è questa assemblea sono i consiglieri attraverso le mail e probabilmente i cittadini e i comitati di cui la segreteria ha la mail. Ma visto che utilizziamo spesso la civica stamperia per associazioni e comitati e per le loro iniziative, non vedo perché non possiamo pubblicizzare questa importante iniziativa con volantini e con locandine. L'altra mancanza è che non si sa come sarà organizzata l'assemblea, quindi quale sarà l'agenda e quali saranno i relatori. Quindi si chiede la pubblicizzazione a mezzo locandine e volantini dell'assemblea pubblica in programma il 26 novembre alle 18 al campus del Politecnico con argomento Bovisa, pubblicando l'agenda dell'incontro e i relatori presenti. L'altra comunicazione è che noi dopo un mese e mezzo non abbiamo ancora avuto nessuna informazione riguardo all'assemblea pubblica relativa al Seveso, per la quale avevamo deliberato in consiglio la richiesta di una convocazione con questo tema. Quindi prenderemo contatti direttamente con l'assessorato e con i tecnici per farla al di fuori del consiglio di zona. Grazie. Consigliere Piatti. Grazie Presidente, scusate, sono un po' costipato, quindi intervengo per la veloce relazione del Consiglio di Unità Educativa, nel quale sono nominato come rappresentante del Consiglio di Zona, per riportare alcune richieste che mi sono state fatte da portare a lei all'Aula intera. Innanzitutto, per quanto riguarda il personale, praticamente tutti gli stabili dell'unità educativa sono coperti, sono più o meno come l'anno scorso, eccezione fatta per il nido di Ivrea, che ha un part-time in meno e ha solo 12 educatori. Il problema grosso è stato che si sono malati parecchi gli educatori e quindi si sono trovati in difficoltà a coprire
come Tech Turkey, abbiamo poi la dottoressa di Paolo che era del comune di Lina, non è riuscita a gestire egregiamente la situazione, effettivamente con qualche problema, ma comunque è riuscita a trovare la nota matassa. Detto questo, sono entrati in servizio dal 1 settembre, come in tutti i centri di Milano, le cooperative che ha chiesto esplicitamente se si trovavano bene, anche se c'era un rappresentante del personale ATA, che mi ha detto che lavorano bene, quindi non c'è nessun problema, va tutto bene. Per quanto riguarda le iscrizioni, le hanno coperte praticamente tutte, ad eccezione della scuola di Viesio, che è rimasta per la scuola materna, che è rimasta una piccola lista d'attesa. Purtroppo molti hanno chiesto degli scambi, quindi l'omogeneità per la quale erano state costruite le classi si è venuta un po' meno, perché poi hanno chiesto molte modifiche in Viesio con la Viale Arcore, sono riuscite ad accontentarle quasi tutti, ma non per la loro totalità. Richiedono, infatti tutti sembravano abbastanza concordi, chiedere gli spostamenti, se tutti gli anni si continua a cambiare la contapassi e la distanza e il finanziamento, ha detto se si riuscisse a dare per qualche anno lo stop a questo cambio, forse sarebbe utile. Per quanto riguarda le situazioni degli stabili, l'Iseo sta facendo il tempo e gli alcando sulle aule per finire entro la fine dell'anno. C'è un altro piccolo problema di museo che mi hanno richiesto se è possibile che il comune intervenga sulle veneziane per un costo di 1.400-1.500 euro che sono purtroppo molto danneggiate e sarebbero da cambiare. Per quanto riguarda la parte verde, che invece è stato interrotto l'intervento d'urgenza dalla manutenzione del comune di Milano per il destino che era creato grazie ai problemi, adesso verrà fatta la puntatura generale su attenzione degli insegnanti della dottoressa Di Paolo, che controverrà attentamente. La stessa cosa è stata fatta in Fossarelli, in primo tramite quanto la sostituzione degli arredi, gli arredi che erano piuttosto onorati, e quindi lei ha detto che con l'intervento di Amorino sono arrivati addirittura nuovi arredi. In Italia ci sono due richieste molto particolari, una che avevo già fatto la scorsa volta, è relativa alle tapparelle che sono scritte, che se si potesse veramente fare intervento, se serve una richiesta scritta la scrivo, perché c'è un problema, se no è stato fatto l'anno scorso, magari se riusciamo a farlo fare. Inoltre, come si chiama il... loro volevano una tettoia che il comune di Milano ovviamente non può fare, per lasciare i passeggini di una cattedrale, perché chi non lo conosce, chi non conosce, chi non conosce il punto di Iberia è molto stretto, cioè le classi sono organizzate in maniera per condividere per i bambini, ma poi di spazio esterno non c'è. Scusate, ma chi ha da discutere qualcosa potrebbe cortesemente uscire, perché è difficile parlare per chi sta parlando e seguire per chi sta ascoltando. Grazie. In conclusione, appunto questa tettoia hanno chiesto all'architetto Mancuso se era possibile avere dei fornitori del comune di Milano che potevano sposare e poi l'avrebbero ovviamente fare a casa loro con una raccolta fondi, e la chiesto appunto da quello che mi hanno fatto capire loro era comunque d'accordo nel posizionamento di questa tettoia, ovviamente a carico dei genitori. Pertanto le chiedo se può fare da tramite, contro tramite presso l'architetto Mancuso, se potesse fornire queste nominativi che hanno promesso alla mamma del mito di Ivra e Gali, in maniera che poi possano provare a trovare una soluzione.
Altro, ci sono un po' di problemi sul post scuola, perché ci sono dei genitori che hanno fatto richiesta, poi non li portano, poi li portano. Alcuni insegnanti si sono arrabbiati perché molti chiedono sulle scuole e poi sono al bar a tenere fuori, lo voglio ricordare perché effettivamente siccome magari creano problemi ad altri bambini che ne hanno veramente bisogno, sono rimasto abbastanza scioccato da questa cosa, per cui voglio che si sappia che ci sono alcuni genitori che portano i bambini e poi magari vengono trovati fuori dall'asilo. Ho detto tutto, se... No, i genitori... A chi è detto quello che ci sa? Ok, grazie. Presidente Santoianni, grazie. Volevo riferire dell'incontro avvenuto con l'assessore di Sconti sui Calman, che ci ha detto che per l'anno prossimo, 2014, caso dovrebbe essere a rischio chiusura, perché non sono verti i fonti, quali sono stati i precedenti. Si sta cercando di trovare questa votage per riaprirli. Guarda che non è lei, voglio bravi. Lo supporto, è la visione Presidente Nocca. Già finito, cazzo. Sì, grazie. Due veloci comunicazioni. La prima provvederete alla commissione sul seme, sono chiesta dal gruppo del Movimento 5 Stelle. Siamo in costruzione, in contatto con l'AIFO, sto aspettando che mi indichino una disponibilità di data. Quindi presumo che per la prossima settimana si possa concretizzare e formalizzare la convocazione della commissione, perché questa avete chiesto, una commissione tecnica, non un'assemblea pubblica. Quella commissione aperta ci mancherebbe, ma non facciamo nessuna commissione, un'assemblea pubblica sul piano. Semplicemente una commissione tecnica, probabilmente congiunta con la commissione territorio, visto che il tema è prettamente tecnico. E ovviamente è stata chiesta la disponibilità anche di delegati dei due assessorati che se ne occupano, Canelli e Varano, per intenderci. Attendo anche da loro il nome di chi voglia presentare. Nel frattempo, cioè, l'attesa si è dilungata perché sono stato più volte contattato e mi sono contattato con l'assessore all'ambiente del Comune di Serano e quindi probabilmente anche loro interessati a questo incontro volevano coordinare almeno il taglio da dare all'incontro, cioè fosse significativo anche per loro. La seconda comunicazione invece è relativa a un argomento molto più semplice, perché io il contatto ce l'ho di Aiko, viene Aiko, però sì, però sapete benissimo che il Seveso non è Milano, è tutto è tutta la regione. Chiederò e se mi sei date le indicazioni le indico. Prego cortesemente, chi ha un intervento da fare di prenotarsi, grazie. Per concludere, il secondo avviso molto più semplicemente, all'interno della festa di Via Parini, che avverrà domenica questa, AMSA allestirà un gazebo per distribuire gratuitamente compost. Visto che siamo alle prese con la raccolta differenziata dell'umido, che come sapete viene tutto quanto raccolto viene trasformato in compost, Milano, su tutta la città, è stata individuata una piazza per ogni zona e l'iniziativa in zona 9 avviene all'interno della festa di Laverra, all'interno della festa di Via Parini. Quindi sarà in distribuzione del compost
Per inciso, lo dico come comunicazione, ANSA regala il compost a tutti coloro che lo vanno a prendere presso i loro dipartimenti. Quindi, volendo, basta chiedere che viene regalato il compost, intanto che non ce ne sarà la richiesta esorbitante, probabilmente resterà subito la consegna. Per ora è così. Grazie. Una riguarda la segnalazione fatta da alcuni genitori della scuola media Maffucci 60 e segnalo il malfunzionamento del riscaldamento della scuola di Maffucci 60 con probabile rottura della caldaia, provocando così questa stagione grave disagio della stessa. I genitori fra l'altro mi sollecitano un pronto intervento da parte dei soggetti competenti per risolvere questo urgente e grave disagio. La seconda segnalazione riguarda il comunicato uscito ieri sul sito ufficiale di Milano Ristorazione, che lo leggo. Oggetto, nel 15 novembre 2013 sciopero nazionale proclamato, Milano Ristorazione garantirà il pasto caldo a tutti gli alunni. Era successo lo scorso 31 ottobre per uno sciopero nazionale all'interno delle organizzazioni sindacali del settore turistico. In quel caso, nelle delicate ed approfondite trattative che hanno preceduto la giornata di attuazione, il buon senso era prevalso e gli stessi lavoratori, d'accordo con l'azienda, hanno garantito la presenza di un numero sufficiente di addetti per la somministrazione di un pasto in tutte le scuole. Questa volta lo sciopero nazionale riguarda le organizzazioni sindacali del settore enti locali. E Milano Ristorazione si è procurata di chiedere alla Prefettura di Milano e alla Commissione di Garanzia per lo sciopero un parere circa la legittimità di considerare il servizio di ristorazione scolastico tra quelli entranti nella categoria dei servizi pubblici essenziali. A seguito della risposta affermativa della Prefettura, le organizzazioni sindacali dovranno garantire, nell'ambito delle forme legittime di adesione allo sciopero, le prestazioni indispensabili per l'erogazione del servizio ai sensi della legge 146 del 90. Nella giornata di venerdì 15 la ristorazione garantirà pertanto il pasto caldo delle cinza. Mi sembra una grandissima novità, perché per la prima volta durante lo sciopero di Milano Ristorazione viene garantito un pasto caldo agli alunni della scuola. Così non è stato, per chi non sapesse, che i miei figli come me, che sono andati prima all'asilo pro materna, non è mai stato così. È successo che durante gli scioperi di Milano Ristorazione e anche gli scioperi del personale del Comune di Milano, come anche le segnalatrici altri personali, il pasto caldo non veniva garantito. A seguito di segnalazioni che ho presentato, la prima di giugno, cos'era? La prima era del 10 novembre 2011, poi una del 16 maggio 2013, poi una del 4 settembre 2013, durante la commissione educazione mi ero espresso su questo tema e avevo auspicato questa soluzione. Grazie a Dio la ristorazione mi ha ascoltato. Sono contento che anche chi era su posizioni diverse, per usare un eufemismo, e durante la commissione educazione ero stato attaccato per questa posizione, adesso torna sui passi e riconosce che la ristorazione ha fatto qualcosa che ha un bene per la collettività. Direi anche che la battaglia non è finita, perché questo principio va fatto passare anche all'amministrazione comunale centrale. Perché? Perché il disagio ricapiterà quando ci sarà lo sciopero del personale amministrativo comunale, come le scolaratrici e altri soggetti assunti al Comune di Milano che lavorano presso le scuole comunali. E quindi bisognerà proporre un emendamento al piano di servizi comunale per chiedere appunto, come si è espresso il prefetto, che rientra, che il servizio di istruzione scolastica rientra nella categoria dei servizi pubblici essenziali. Quindi auspico a tutti i soggetti presenti, maggioranza di opzione, di attivarsi attraverso i loro canali istituzionali e altri canali, affinché riusciamo a garantire agli alunni
scuole centrali di Milano e venga erogato un servizio regolare, quindi in questo caso anche durante il sciopero. Presidente Fregoni. Volevo darvi una velocissima comunicazione in merito al fatto che sabato 23 ci sarà una manifestazione a Milano che partirà da Piazza Dorna alle 14:30 e arriverà sotto Palazzo Marino. Manifestazione convocata in vetta da tutti i sindacati inquilini, dalle forze politiche, dai comitati inquilini, perché la situazione ormai che ci troviamo a fronteggiare a Milano, ma in tutta la regione Lombardia e in tutta l'Italia, visti gli affitti alle stelle, la crisi economica, la mancanza quasi assoluta di case pubbliche disponibili per chi ne ha fatto richiesta ed è in graduatoria, o perché ha mostrato che è un colpevole, ma assistiamo anche a proprietari di case che dopo mille sacrifici si vedono migliorare la casa, perché non riescono più a fare e non sono rari i casi in cui sono proprietari che hanno una casa migliorata che hanno richiesta di casa popolare, perché non hanno alternative, con un codice di reddito, con una malattia, un'invalidità o semplicemente anche con una crisi che non riesce più a dare adeguato reddito anche spesso a una coppia, a un doppio reddito in una famiglia. E quindi ci sono centinaia di migliaia di bambini che aspettano un'attenzione, centinaia di migliaia di persone che attendono in lista d'attesa in graduatoria. Quindi, come dire, sotto l'orgoglio della pazienza è finita, a questo punto tutti quanti ci mobilitiamo, spero che anche membri di questo consiglio di zona partecipino a questa manifestazione. Il 23, sabato alle 14:30 in Piazza di Cadorna, si finisce a Palazzo Marino, non è un caso, potevamo finire sotto la regione Lombardia e come dire, critica reale che andrebbe demolita domani mattina, non solo criticata per tutto quello che sta succedendo, non è un attacco politico e vorrei che questa cosa venisse colta anche dall'opposizione. A lei non conosce la vergogna in questo momento, a prescindere dal fatto che ci sia dentro pezzi di centrodestra, pezzi di famiglie dello Snato e di mille amici degli amici della Lega e tutto quanto, e Fratelli d'Italia soprattutto, che ha occupato Ale a rimanere indegna. Questa è la realtà, chi ha un minimo di questa intellettuale lo sa, ma io spero che superando questa divisione fortissima che ha fatto di Ale una, anzi, carne da macello e merce di scambio, tutti quanti possano partecipare a questa manifestazione perché è fondamentale, è una delle emergenze più grosse di questo paese in questo momento. Ora, fino a che non verrà affrontata politicamente e non ci sarà una visione complessiva delle politiche abitative a partire dal Comune di Milano, e andiamo appunto sotto Palazzo Marino, non riusciremo ad avere una luce in fondo al tunnel di questo enorme e grandissimo problema che rischia di travolgere per i prossimi mesi l'intera società italiana. Grazie. Grazie, il consigliere De Lorenzo. Volevo fare una domanda al Presidente. Prima avete detto che Zenti c'è questa riunione sulla sicurezza, no? Di due quartieri, Bovisa, Luisa, mi sembrava che ci fosse anche di qua, se non sbaglio. Citato in maniera non corretta, se ho detto così. Io durante l'audizione dicevo che l'assessore Gianelli era assente per i motivi di bilancio, il comune, la riunione assemblea comunale che stava svolgendo e che avevamo potuto incontrarlo comunque il 20 in via Spurio, no? Per trattare dei problemi relativi ai quartieri, se ho detto così ho sbagliato. Picosca, Prato e Guarda, motivo per cui siamo in Asturie, che è uno dei quartieri. Ok, grazie. Sì, grazie per la precisazione, vorrei che iperbalizzare. Chi è che fa verbale? Intanto scusa, chi è che sta scrivendo verbale? Grazie. Che il verbalizzante riportasse le parole esatte della consigliera Fregoni, dove dice che Fratelli d'Italia ha occupato indegnamente l'area. Ne chiederò le prove di questa sua dichiarazione e comunque il verbale verrà spedito poi agli organi di partito per procedere con gli atti del Consiglio. È la registrazione. Grazie Presidente, intanto ringrazio il consigliere Abbiati per il
report accurato riguardo, riguardo al Consiglio di Unità Educativa. Ieri si è insediata la rappresentanza cittadina dei consigli di unità educativa. All'atto dell'insediamento c'è stata l'elezione della presidente, che vi comunico essere il genitore Gaia Morselli di zona 2, ed è stata indicata come vicepresidente il genitore Gaia Monti di zona 8. Spero di non aver sbagliato a questo punto, perché questi due Gaia mi sospettiscono. Comunque Ponti sono sicura. Spero di non aver riportato il nome di battesimo sbagliato. Comunque vi farò avere il verbale, non appena arriverà ve lo girerò. In merito al discorso della della circolare per la missione servizi nido e asilo e scuola materna, scuola dell'infanzia, devo dire che purtroppo invece da parte della rappresentanza è giunta immediatamente la richiesta di, da parte dei genitori della rappresentanza, di verificare la circolare appunto per l'iscrizione. Era presente il dottor Zaiacometti, che si occupa di quelli che sono tutti i servizi, tutte le liste d'attesa del Comune di Milano, il quale ci ha comunicato che effettivamente a tutt'oggi le uniche zone che mostrano ancora criticità sono la zona 2 e 9, in particolare per quello che riguarda l'asse diciamo, da Affori a Comasina, che è l'asse nel quale ancora mancano dei posti. Per quanto riguarda il discorso dei fratelli che si trovano con i cambi di circolare, si trovano iscritti in due posti diversi, però lui ha assicurato che tutti i fratelli sono stati riuniti. Non ci sono famiglie separate, e questo vabbè, era abbastanza scontato. Ha spiegato un po' il meccanismo per cui, il meccanismo con cui funzionano le liste d'attesa, e il fatto che lui non può ad un posto libero assegnare istantaneamente, come se fosse diciamo un servizio taxi. Si libera un taxi, ci metto su una persona. Non funziona così per asili, per asili nido, scuole dell'infanzia, perché loro a intervalli regolari devono dare uno stop e sistemare tutti insieme, altrimenti ci sarebbero degli scavalcamenti per quanto riguarda il punteggio. Una persona che ha meno punteggio potrebbe capitare prima di una persona che ha un punteggio superiore. L'incontro diciamo è stato estremamente con un clima di collaborazione. Da ora in poi ci saranno incontri a intervalli regolari. È chiaro che questa rappresentanza diventa l'organismo al quale si deve riferire il genitore in caso di problemi per la gestione diciamo cittadina dei servizi. Poi per quanto riguarda invece naturalmente la gestione specifica, ci si rivolgerà all'unità, al Consiglio di Unità Educativa. Posso dire che per quanto riguarda le segnalazioni delle caldaie, in questi giorni sono stati affrontati e risolti numerosi problemi. In particolare c'è stato un problema al secondo piano della scuola elementare di Evo Fredo, c'è stato un problema per quanto riguardava le classi prime della scuola elementare Cesari con il riscaldamento, c'è stato un problema per quanto riguardava la scuola dell'infanzia Cesari e c'è stato un problema per quanto riguardava abbiamo affrontato col tecnico di zona tutte le varie situazioni. Adesso mi viene segnalata la Marcucci, mi avrà
domani mattina contattare il tecnico per risolvere anche questa difficoltà. Per quella di Fumi, sicuramente domani chiederò altrettante spiegazioni, già che chiamo il tecnico, li chiedo per tutte e due, anche se questa è un'interrogazione. Mi suona strano perché io ho visto il contatore del metano della scuola Cesari e mi sembra un po' dubbio che, devo dirvi la verità però, che andando a fare il sopralluogo in Bertarelli abbiamo sentito odore di gasolio dai locali che ci sono al di sotto del Bertarelli. Non vorrei che il locale che ospita la caldaia, che ospitava la caldaia a gasolio, fosse sotto queste aule e quindi anche loro sentissero cattivo odore. Io ho visto il contatore del metano, però naturalmente, siccome se non so non parlo, faccio le dovute verifiche. Grazie. Grazie, era l'ultimo intervento. Passiamo quindi alla nomina degli ascoltatori. Consigliera Santoglielma, consigliere Abbiati. Quindi Santoglielma, Abbiati. Passiamo al punto numero 1, concessione di 400 gratuito alla Fondazione Roberto Franceschi per la realizzazione del percorso di educazione alla cittadinanza economica all'integrazione del progetto didattico di diritto al lavoro settima edizione. Onorevole Consiglio, l'Ufficio di Presidenza riunitosi il giorno 6 novembre 2013 ha preso in esame la richiesta di patrocinio gratuito relativo a quanto appunto vi ho detto in oggetto, che vede coinvolti, per quanto riguarda il progetto più ampio di diritto al lavoro, vede coinvolti il liceo scientifico Cremona, l'Istituto Superiore Calvani, zona 9, oltre che il liceo artistico Boccioni, l'Istituto Tecnico Marelli, Sud 12, zona 8. Il percorso promosso dalla Fondazione Roberto Franceschi ONUS e dalla Fondazione Lombarda Chiusura ONUS in collaborazione con la Fondazione Welfare Ambrosiano si svilupperà contemporaneamente oltre che in zona 9 anche in zona 8 e rivolto in particolare alle famiglie residenti nelle due zone. Lo scopo previsto è quello di contribuire all'educazione alla cittadinanza economica agendo sulla prevenzione delle situazioni che colpiscono soprattutto in tempo di crisi le famiglie, in particolare alcuni gruppi demografici più fragili. Un rapporto corretto con il proprio reddito richiede anche la conoscenza degli strumenti finanziari e la capacità di gestire il budget familiare con le risorse a disposizione e proprio per questo l'articolazione del percorso prevede una serie di incontri di alfabetizzazione finanziaria. Dopo la presentazione del progetto, che avverrà con un seminario di apertura sabato 23 novembre 2013 dalle 10 alle 12 presso la sala Doretta di Villa Schreiber, in via Felice Orsini 21, gli incontri in zona 9 verranno realizzati mercoledì 15 e 22 gennaio 2014 dalle 18.30 alle 20.30 presso il Salone delle Feste della Biblioteca Romana di Villa delle Assoli di Suono. Considerazione del valore culturale dell'iniziativa, l'Ufficio di Presidenza concede il patrocinio gratuito a tale iniziativa. Siamo in fase di votazione. Chiudiamo la votazione. Legge 32, favorevole 28, contro 0, assenti 4, approvato. Passiamo al punto numero 2, concessione a titolo gratuito. No, mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Sì, mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Chiudiamo la votazione. Presidente 23, favorevole 23, contrario 0, assenti 0, approvato. Passiamo al punto successivo.
dicevo, concessione di titolo gratuito di alcune aule della scuola media rodale di Via Gabros e Varrà, all'associazione Saia Yoga per l'insegnamento della tecnica e meditazione Saia Yoga, gruppo federalistico milanese per l'attuazione di corsi relativi allo studio della cultura dei trasporti e applicazioni pratiche del modellismo per il 2013-2014. Sono iniziative richieste già consolidate che si ripetono nel tempo, quindi mettiamo in votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 34, favorevoli 33, contro 0, sono di nuovo approvato. Vediamo votazione di immediata eseguibilità. Campanello. Siamo in fase di votazione di immediata eseguibilità. Chiudiamo la votazione. Presenti 24, favorevoli 24, contro 0, tutti 0, approvato. Il punto 3 è stato stralciato. Il punto 4, concessione di patrocinio gratuito alla PG, all'associazione Isola Reverse, per la realizzazione dell'iniziativa denominata la seconda grattacieli natale all'Isola. La parola che presenta la commissione commercio Andrea Guardasciotti. Chiedo per letta la relazione, sono tutte le iniziative che proposte dal DUC Isola nel periodo che va a Paris sostanzialmente, e abbiamo chiesto patrocinio gratuito e a maggioranza la commissione che ha approvato questo progetto, che è molto interessante. Ci sono tutta una serie di azioni, di eventi che come vedete nella relazione sono a maggioranza di chiudiamo la votazione. Presenti 35, favorevoli 34, contrari 0, sono 0, scusate, astenuti 1, approvato. Mi chiamo votazione di immediata eseguibilità. Chiudiamo la votazione. Presenti 24, favorevoli 24, contrari 0, sono 0, approvato. Passiamo al punto numero 5, approvazione dell'iniziativa proposta dall'associazione del DEF per la realizzazione del progetto nella fase laboratoriale denominato In un giardino, partecipazione, co-design. La parola al Presidente della Commissione Ambiente, Andrea Motta. Sì, grazie Presidente. La Commissione Ambiente, riunitasi il giorno 5 novembre, ha preso in esame il progetto presentato dall'associazione del DEF in collaborazione con ZUP Urban Project, il Comitato Giardino Carnevali e il Politecnico di Milano, Comisa. Dal titolo In un giardino, partecipazione e co-design e la relativa richiesta di finanziamento per la fase laboratoriale. Si tratta di un progetto di animazione e partecipazione territoriale rivolto per ora al quartiere di Tergio e finalizzato allo sviluppo di un modello sperimentale di lavoro che coniuga la partecipazione, creatività, sensibilizzazione, rigenerazione urbana e che coinvolge la didattica e la ricerca del Dipartimento di Scuola di Design del Politecnico di Milano Luisa. Si compone di due distinte fasi, una fase del laboratoriale, oggetto della richiesta esaminata, che si concluderà a dicembre, prevede l'individuazione di una rete di stakeholder, di portatori di interesse, e una successiva indagine sul territorio che in diversi step e attraverso molteplici incontri esplorativi aperti alla cittadinanza permetterà di attivare nuove relazioni tra le persone e tra esse ed ognuno degli 8 spazi che per differenti caratteristiche e per diverse motivazioni sono stati individuati nel quartiere di Ergamo.
Al termine previsto una giornata conclusiva finalizzata a presentare i risultati del progetto attraverso elaborati di sintesi, laboratori creativi e di sensibilizzazione, diari di viaggio e una documentazione fotografica e audiovisiva, allo scopo di evidenziare bisogni, limiti e nuovi usi del territorio in base alle esigenze e alle proposte dei partecipanti. La successiva fase di sviluppo e prototipazione, prevista per il prossimo anno, coinvolgerà principalmente due classi di studenti universitari, circa 80 in tutto, relative a due distinti corsi di studio, design di interni e design di comunicazione, che rispettivamente progetteranno gli spazi sulla base dei risultati ottenuti dalla fase precedente, per poi realizzare prototipi e costruire manufatti o modellini di almeno una delle aree trattate, e produrranno episodi di una serie web dedicata all'esperienza e che avranno come protagonisti le persone coinvolte. E darà anche momenti di istituzione dei risultati ai cittadini e agli stakeholders coinvolti. La Commissione, riconoscendo la validità e l'importanza del progetto e condividendo gli obiettivi, maggior consapevolezza del proprio quartiere e conseguente aumento del senso di appartenenza dei cittadini, incentivo alla riflessione critica delle risorse e delle debolezze del proprio territorio, coordinamento di forze per una progettualità partecipata dal basso e per una responsabilità condivisa sulla cura degli spazi, stimolo dell'immaginazione di nuovi scenari che vi accendo, la maggioranza ha proposto di sostenere la prima fase con uno stanziamento massimo di €1.400 da reperirsi attraverso i fondi MAC. Si riserva la possibilità di esaminare il prossimo anno e eventuale ulteriore sostegno economico della fase successiva. Grazie. Grazie Presidente Motto, se non ci sono interventi, per la votazione. Attenuto. Perché avevo detto prima? Io non c'era, ma questo. 1400. Aspetti, Presidente, c'è un po' io. Chiudiamo la votazione. 31, favorevoli 22, contrari 1, assenti 8, approvato, con votazione immediata eseguita. Chiudiamo la votazione. Presenti 22, favorevoli 20, contrari 0, sono 2, respinto. Passiamo al punto successivo. Si sono addormentati, vediate l'immobilità. Tutte le cose sono passate. Quando è lì? Quando è la cosa? Se qualcuno... Quindi non è passato. Quindi ti giuro. Passiamo al numero 6. Il numero 6 è il Chiedo alla Laura di una votazione per anticipare il numero 10 all'ordine del giorno in questo momento. Grazie. Passiamo. Mettiamo in votazione la richiesta del consigliere Parise. Consigliere la terza, capogruppo la terza. No, volevo esprimere diciamo il dissenso del Movimento 5 Stelle. Mettiamo per parte l'espressione del dissenso da parte del consigliere capogruppo la terza. Sì.
Sì, mettiamo quindi in votazione l'anticipo del punto numero 10, perché siete che dovrebbe diventare, in base alla richiesta, perché del punto numero 6. Perché devi far saltare i punti di no. È per quello che non fa saltare nessun punto stasera, quello che ragazzi fanno vedere il numero salta lì. Vediamo la votazione, prego. Presenti dell'anticipo favorevoli 15, contrariamente astenuti 0, respinto. Passiamo quindi al punto numero 6, che resta l'approvazione dell'iniziativa presentata dall'associazione Gastardi per la realizzazione del mercato contadino Zari. La parola al presidente della commissione commercio Andrea Quattrociocchi. Sono per lei la presentazione che sostanzialmente è quanto progetto che si sviluppa, cioè per quanto riguarda l'iniziativa che si chiama ZAP, che è un progetto che coinvolge tantissime associazioni comitate all'interno della zona Bomisa d'Ergano. Un progetto sostenuto all'inizio anno dalla Commissione Commercio e che si è sviluppato trimestralmente. Questo è il quarto evento che appunto sviluppa soprattutto quel coinvolgimento delle associazioni insieme a un mix di gruppi di acquisto solidali che si presenteranno all'interno appunto del 30 novembre all'interno del Pasco dell'associazione Vico Ciarli per fare appunto questo tipo di evento. È molto interessante, molto partecipato, anche in precedenza abbiamo avuto centinaia di persone che hanno partecipato a questa iniziativa e quindi la commissione maggioranza vuole sostenere appunto questo tipo di evento. Niente, comunque adesso ho chiesto di metterlo per parte. Mettiamo in votazione il punto numero 6. Siamo in fase di votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 36, favorevoli 28, contrari 6, astenuti 2. Approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. In fase di votazione di immediata eseguibilità. Attimo. Chiudiamo la votazione. Presenti 23, favorevoli 23, contrari 0, astenuti 0. Approvato. Passiamo al punto 7. Osservazioni in merito al trasferimento delle aree del demanio statale al demanio comunale. La parola al presidente della commissione di casa popolare del demanio, Mastro Conte. Grazie presidente. La dottor Retta. Qual è? È quello della pregone? Sì. Devi intervenire? Sono interventi, mettiamo in votazione. Che punto è? Il 7. Il 7, il 7 non lo diamo, perché vuoi intervenire? Ma leggete almeno il favore. No, guarda. Chiudiamo la votazione. Presenti 30, favorevoli 28, contrari 1, astenuti 1, approvato. Passiamo al punto 4, parere relativo ad una convenzione per la concessione di impianto sportivo posto sulla proprietà comunale si deve a Ussi. La parola al presidente della commissione Sport. Sto veloce, il tempo libero. Qua dovevo intervenire. Gianfranco Tucci. Sono d'accordo. La Commissione Ambiente, Sport e Tempo Libero, riunitasi congiuntamente il 30/10/2013, hanno preso in esame la richiesta di parere per l'assegnazione di un'area verde al GS Villa, confinante con l'impianto sportivo a loro concesso in gestione in data 23/12/2009. Le commissioni, riconoscendo l'attuale stato di abbandono e di degrado dello spazio a verde, trattasi di una ripida scarpata al lato del cavalcavia,
che costeggia la via Emilia De Marchi e che delimita il centro sportivo comunale Mauro di via Ussi 18. La maggioranza ha un espresso parere favorevole alla concessione dell'area in questione affinché si possa provvedere ad una più proficua e corretta manutenzione della stessa. Si chiede a codesto consiglio di approvare la delibera così come formulata. Sì, grazie. Io propongo un emendamento al testo del deliberato perché non è corretto e non è molto chiaro, quindi propongo che venga sostituito con il seguente: di esprimere parere favorevole inerente all'assegnazione dello spazio verde che costeggia la via Emilio De Marchi e che delimita il centro sportivo comunale Mauro di via Ussi 18 al gruppo sportivo Villa, affinché si possa provvedere ad una più proficua e corretta manutenzione dell'area stessa, così come è riportato nella relazione parte integrante della presente deliberazione. Perché qui effettivamente sembra che si parli della convenzione della concessione. Ci sono due presidenti che stanno facendo firma una cosa. In realtà stiamo concedendo una striscia verde ad integrazione di quello che già gestiscono tramite precedente convenzione già in atto e già in essere. Quindi è solo richiamando il testo della relazione viene specificato meglio il testo del deliberato. Grazie Presidente. Niente, il mio intervento solamente per fare una puntualizzazione, vedere nulla da dire sull'emendamento, però sembra strano che un Presidente che di una commissione congiunta che firma la delibera, quando arriva il Consiglio la delibera se l'emenda. Cioè o non leggete prima o non lo so. Avete fatto la commissione congiunta, è uscito con un parere, vabbè, a maggioranza, anzi parere favorevole, per cui cioè mi sembra assurdo. Vi fate le delibere, le scrivete e poi ve le emendate. Magari fosse fatto da un consigliere, ma da un presidente di commissione mi sembra proprio assurdo. Consigliere De Lorenzi, io prendo un po' cosa ha fatto procedere, è giusto, perché stiamo con le prime venga morta se con due libri diversi in questo momento, cioè non ha senso, forse è meglio ora votiamo come presidente, ci ha rinunciato, poi ritiriamo la delibera senza quell'emendamento. Grazie. Scusa De Lorenzo, che da questa parte è bene che va per cui parliamo con chi è interessato a questa parte. Allora, questo dispositivo è stato scritto e poi siccome si parla di giardini condivisi e siccome quello non fa parte dei giardini condivisi perché non può essere un giardino condiviso, in quanto è proprio, parliamo di un metro di larghezza e 5-10 di lunghezza che non può essere usato per niente perché è una scarpata, cioè è una, quindi voglio dire l'emendamento è solo per correggere il dispositivo del deliberato perché è stato l'abbiamo sbagliato o è stato sbagliato, voglio dire, però non è tanto chi ha commesso l'errore che comunque ci può stare, il problema è che ha più senso modificare il deliberato piuttosto che lasciarlo così perché i giardini condivisi non possono essere utilizzati tramite l'IP. Tutto qua. Cerco di spiegare meglio la situazione. Allora, il parere di quest'area, della concessione di quest'area, era arrivato dagli uffici nel mese di aprile, marzo-aprile, ai sensi della delibera dei giardini condivisi. È stata respinta questa richiesta dal direttore di settore e da me, sottolineando il problema che
per poter chiedere l'assegnazione come giardino condiviso doveva pervenire, oltre alla richiesta, anche un programma, un progetto, una richiesta temporale che aveva durata massima di 3 anni, cioè era proprio sbagliata la finalità della richiesta. Quindi il direttore l'ha respinta perché non completa tutta la documentazione che doveva pervenire ai sensi della delibera dei giardini condivisi. Allora il settore centrale l'ha riformulata per concedere una normale assegnazione dell'area, ai sensi di nessuna.